Buongiorno di nuovo al pubblico maschile, al pubblico femminile, anzi al pubblico femminile e poi a quello femminile. Buongiorno ancora da Dave, benvenuti in un nuovo episodio di Age of Empires 2, espansione. Allora, oggi facciamo l'episodio 6. Nella battaglia di Sterling abbiamo dato fondo ai nostri forzieri. Così ora dobbiamo rinforzare le nostre casse ancora una volta prima di spingerci a sud nelle terre controllate dagli inglesi. Dobbiamo organizzare un mercato e stabilire rotte commerciali tra i villaggi dei clan amici. Secondo una leggenda locale, 3 sacre reliquie sarebbero nascoste a sud di Sterling. Se gli uomini di Wallace riuscissero ad appropriarsene, sarebbe un tocca sana per il morale degli scozzesi. C'è questa missione qua che consiste nel trovare 3 reliquie e custodirle nel monastero, che sarebbe la chiesetta. Allora, ok. L'esercito scozzese è incoraggiato dalle recenti vittorie contro gli inglesi. La situazione comincia a migliorare. Esistono 3 modalità differenti per la minimappa nell'angolo inferiore destro dello schermo. Facendo clic sui pulsanti, appena al di sotto e a destra della minimappa, potrai visualizzare solo le unità militari, oppure solo le risorse e le unità commerciali. La raccolta di reliquie sacre per il nostro monastero contribuirà a migliorare il morale del nostro esercito. Uno delle reliquie si trova nei pressi della tua città. Un alleato ne ha un'altra, mentre gli inglesi si sono impossessati di una terza. Puoi recuperare una reliquia facendo clic su un monaco. Quindi facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla reliquia. I monaci hanno anche altre abilità. Sono in grado di guarire i tuoi soldati feriti o quelli dei tuoi alleati e possono tentare di convertire i soldati nemici per indurli a unirsi al tuo esercito. Bene. Allora, le reliquie producono soldi, infatti fanno soldi. Facendo clic con il pulsante destro del mouse sul monastero. Perfetto. Ora hai una reliquia al sicuro. Le reliquie al sicuro nel monastero aggiungeranno lentamente oro alle tue riserve. Le fattorie sono un'ottima fonte di cibo una volta esaurite le aree di raccolta e gli animali. Le fattorie sono costruite come gli altri edifici e devono essere ricostruite dopo qualche tempo. Per raccogliere cibo da una fattoria, fai clic su un abitante del villaggio, quindi fai clic con il pulsante destro del mouse su una fattoria. Bene, 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 allora ci siamo, finito di parlare finalmente. Allora, noi adesso vediamo questo quadro qua, siamo nell'età 2, abbiamo queste cose qua disponibili. Vediamo se c'è qualcosa di nuovo o no. Allora, c'è questa che è la corazza per gli arcieri, questo che è l'attacco della gittata degli arcieri, questo qua è l'attacco della fanteria cavalleria, questa è la corazza cavalleria, questa è per la fanteria. Man mano che si va avanti, ad esempio qua aggiunge uno, qua aggiunge ancora uno, qua due, no, uno. Varia un po' in base all'età, grazie. Allora, oddio. Anche roba di FPS qua sotto, 2. Allora, bene, 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 che si fa? Allora, ci rispondiamo un po', tendiamo di avere qualche risorsa e poi andiamo dall'alleato là. Costruiamo un, come si chiama, il mercato, non ce l'abbiamo. È utile disporre di alleati sulla mappa. Un alleato, il giocatore di colore giallo, può aiutarti a combattere il nemico. Puoi inoltre commerciare con i tuoi alleati, ma per farlo è necessario costruire un mercato. Allora, se lo facciamo un po' più distante, nei commerci guadagneremo più oro, quindi io lo metterei anche qua.
Wow. Poi questo qua, ma non ce ne sono mica due. Ah no, uno. Allora, tu vai lì, mi ammazzi la pecora e lavori. Poi questi, andiamo a mettere con questi amici qua. Qui ha lavorato bene, facciamo che la cavalleria, non abbiamo cibo. Quello. Tanto mangio sta pesca fresca che è molto buona. Dolce fresco buonissimo. Allora, questi li mettiamo lì. Abbiamo queste anche a disposizione di esercito. Per questo qua abbiamo l'atteggiamento aggressivo che il mercato può creare carri da carico per generare altro oro. Al mercato è inoltre possibile scambiare risorse a poco prezzo. Fai clic sul mercato, quindi fai clic su scambia cibo con oro. Dicevo che dovevamo rimanere. Ah, qua, ok. Allora, questo è pattuglia. Cioè una zona qua là dove questo qua va avanti e indietro, quando ci sono i amici li uccide. No, ecco, infatti. Poi sorveglia, tiene d'occhio un soldato, se viene attaccato lo uccide. E questo qua la stessa cosa, lo segue. Ecco così. Poi vabbè, uccidi, preciso l'interno, ok. L'atteggiamento aggressivo è quando vede un nemico lo uccide. Difensivo, attacca solo se viene attaccato, mi sembra. Poi questo qua è giusto, per esempio mettiamo gli arcieri fermi, mettiamo questa posizione e questi sparano non muovendosi. Questo qua invece niente, sono semplice. Allora, creiamo altri soldati, minuto e 4, ne creiamo 6, ci è sufficiente. Allora, casa. Finito, vai lì. Gli abitanti e i soldati compaiono normalmente all'esterno dell'edificio che li ha creati. Puoi fare in modo che, dopo la loro creazione, le unità si portino verso un luogo specifico, utilizzando i punti di ritrovo. Per impostare un punto di ritrovo per la fanteria, fai clic sugli alloggiamenti, scegli Imposta punto di ritrovo, quindi fai clic sul punto della mappa nel quale desideri che la fanteria si concentri. No, qui è finito, infatti qua ce ne sono più. Ok. Tanto qua crea unità. Buona morale, no? Ora disponi di un numero di soldati sufficiente per pensare di attaccare gli inglesi e impossessarti della loro reliquia. Puoi utilizzare il diagramma della tecnologia per vedere quali tecnologie e potenziamenti puoi sviluppare. Fai clic sul pulsante Diagramma della tecnologia nell'angolo superiore destro dello schermo per visualizzare il diagramma per la tua civiltà. Se ti stai preparando per attaccare gli inglesi, posso aiutarti. Prendi questo cibo e questo legname. Allora, vediamo un po'. Il porto può essere utile. Non possiamo costruirlo. Ah, sì. Allora, lo mandiamo lì, facciamo anche questa. Facciamo un po' di lancieri. E qualche carro da carico. Ok,
Sembrano dei pesci. Allora, questo qua dovrebbe abilitarci a vedere quello che vede quell'altro alleato, mi sembra. Adesso non ricordo più dov'è, in fondo. Sì. Sì, infatti. Ci fa vedere quello che vedono gli altri. Due e tre. Allora, possiamo, come detto prima, mettere così. Così quando nascono vanno tutti qua. Non ce lo so. Infatti. Allora, ci prendiamo anche una barchetta da pesca. Sì, dai. Ok, ecco qua i nostri alleati sono gialli. Sono gialli, però non so, secondo me non mi piace così questi colori qua vicini. Ma neanche il blu, sinceramente. Ma se noi mettiamo qua così, media o bassa, non cambia un cavolo. Vabbè, dai. Allora, qui è finito, sì, qui anche. Proviamo ad andare a fare un giretto da quelli là. Tanto mandiamo il nostro qua. Un carro da carico. Se fai clic con il carro da carico sul mercato del tuo alleato, potrai guadagnare altro oro. Il carro qua da carico quanto guadagnare. Automaticamente dei viaggi dal tuo mercato a quello del tuo alleato. Ok, ci avviamo. Il monaco sta andando anche lui. Prendersi la reliquia. Che abbiamo trovato delle pecore. Che portiamo a casa perché non si sa mai, Poi portiamo a casa. Prendiamo CTRL 1 e contrastiamo con l'1 i soldati. Così premendo il pulsante ce li selezionerà automaticamente. Perfetto. 1. Funziona anche da qua. Ok, se prendo due volte velocemente ce lo hai raggiunto la città del tuo alleato. Entra per valutarne la condizione. La porta della città si aprirà automaticamente. Con uno che parla e con l'altro che fa, non si capisce. Non so cosa dire. La reliquia la troverai sulla collina a nord-est della nostra città. Dicevo che con doppio 1 c'è, li seleziono automaticamente. Se noi uccidiamo questi qua. Cerchiamo di ucciderli. Forza, forza, forza. Massimo sì. Anzi, bisogna reclutarne altri, dai. Altri 9, 10 e qua altri 10, anche qua. Non abbiamo. Questi qua occupatevi di quelli fuori, forza. Ma sono forti, se fossero più deboli io. Ora non ne abbiamo, è vero che della reliquia di quelli là. Ai. Dobbiamo vendere qualcosa qui. Vendiamo legno. Ok. Ancora. Poi qua intanto piano piano, ma sta facendo non è un muro più resistente del cancello, no, quindi distruggiamo un muro, dai. Qua ci vorrà un po', però quello è il problema. Allora, questi intanto poi li mandiamo di là a dargli una mano. E qui volendo possiamo anche avanzare, solo che non abbiamo né soldi né cibo. Perfetto, it's the perfect. Oh.
Allora, così sento la pesca, buonissima. Millecinque, dai. Ci vorrà un pochino però, eh. Qua siamo a posto. Poi cosa faremo? Penseremo questo che ha 34, 5 in più di resistenza ai colpi, un attacco in più e una gittata in più. Con i potenziamenti poi aumenta ancora. Fanteria scelta picchiere, questi due qua, non sto a dire se no è troppo lungo. E poi abbiamo tutti i potenziamenti qui e anche quello qua, che dovrebbe essere più veloce infatti. Allora, qua c'è un lupo, il tipico lupo che quando ti vede ti ammazza. Ok, quello lì. Ok, torniamo indietro così abbiamo il doppio di oro dalla reliquia. Non ho cliccato bene, così è automatico. Allora, qua siamo fra dietro lì, sì. Però non è che si accorgono e riputano unità, no? No, no, restano lì così. E se fanno menare, no? Che roba. Comunque nel primo episodio ho cannato una cosa, ho detto che origine per uno del 99, mi sembra che è del 97. Ok, escono. Qua stanno già distruggendo. Solo che non riesco a trovare il punto giusto. Ok. 1200. Qua c'è ancora uno, dai, ancora due, tre, che si sa mai. Qui sta finendo, poi li mandiamo tutti là. Ovviamente il muro non c'è scritto, ma dovrebbero avere difesa al massimo, quindi dovrebbero prendere un danno. Infatti con un lanciere prende un danno solo, o anche mezzo, perché si abbassa più lentamente. Con un'arma d'assedio invece la difesa si annulla totalmente, quindi è molto più comoda. Allora 2 contro il 2, faccio con 1, andiamo qua, con 2 andiamo qua, semplice. Allora li portiamo qua tutti e due ancora e facciamo passare qua. Riportane un'altra e la vittoria sarà tua. Qua intanto abbiamo uno di questi qui che guarisce anche l'unità, guarisce e converte praticamente un'unità nemica con questo pulsante, o anche direttamente con il pulsante destro. Oh, cura. Il pulsante destro ce la converte, dopo un po' se non viene ucciso va tutto bene, diventa nostra. Ci vuole poi ricaricarsi tutto il mondo, quindi ci vuole un po'. Allora, gli altri amici qua sono arrivati. Uccidiamo questo muro. No, il muro detto di uccidere. Adesso si velocizzerà un po', velocizzerà un po' tutto. Spero non ci siano torri poi. Comunque non puoi convertire tutto, infatti il nuovo non puoi, pare che non si deve convertire. Questo è... Ah no, sì! Alcune costruzioni, ad esempio questo, questa, le puoi convertire con una tecnologia che io, quando ero piccolo la preferivo, che si chiamava redenzione. Solo che non tutti ce l'hanno. Poi abbiamo il castello con tutte unità speciali e questa che i nemici quando ti convertono unità non la convertono ma la uccidono, in modo che qual è il senso, non si potenzia l'esercito perché è un'unità in meno a noi, ma comunque un'unità in meno che non vale anche da loro, ma un'unità in più. Ci facciamo guarire un po' i soldati. Unisci questo. Infatti sali, si vede qua la barretta che sale. E che pepe e che zucchero.
Qua ci sfumo strano, ok, però si può entrare tranquillamente. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Sono qui per uccidervi. Dai, dai. Ok, entriamo tutti. Vabbè, dai, non stiamo lì a distruggere tutto. Adesso questi qua escono per unirsi al gruppo, ma non ha senso. Ok, benvenuti nella città degli inglesi. Sono qui per uccidervi tutti. Ciao, buongiorno. Oh, no, aspetta, aspetta, aspetta. Facciamo come ha detto, l'unità si può convertire tranquillamente. Allora, questi li mandiamo a distruggere il fabbro. Questo qua, convertiamo la sciura. Ah no, no, non so proprio perché sono entrati là. Allora niente, dai, uccidete tutti qua. Questo qua guarisce l'unità. Quello più rapido con le unità di fanteria. Con gli arcieri invece è più difficile distruggere gli edifici. Ok, ci sta uccidendo tutti, ho capito. Comincia a andare a fuoco tutto qua. Non possiamo farci niente, dobbiamo aspettare o beccarli lontano oppure qua, niente da fare. No, ce l'ho ucciso. Vaccia palla, dobbiamo far entrare un altro. E vi hanno le feritoie, quelle che dicevano nel episodio scorso. Ce l'hanno. Ce l'hanno, ce l'hanno. Purtroppo. Allora, lo stiamo facendo. Ottimo, ottimamente ottimo. Qui un po' di cola per le cose, ok, basta. Ora liberiamo un po' la zona qua, perché mi stanno antipatiche le case rosse. Così per, tanto per no. Ok, facciamo entrare il nostro friend qua. Muoviti, muoviti, vecetto. È mezzo pelato. Sembra mio nonno, solo mio nonno ha capelli bianchi. Poi non si dice in parte, ma sarebbe a fianco. Ok, ora cerchiamo di convertire quello lì. Ok, abbiamo convertito un pescatore. Buongiorno, ora lo curiamo. Ci costruiamo una bella torretta qua dentro. Ah, no, col sinistro, vero? Che pirletta. Ok, andiamo a cercarci la reliquia, che è di qua, mi sembra. Abbiamo questo tizio qui col cavallino sotto il sedere. Ok, eccolo qua, infatti. E poi andiamo a vedere se là possiamo aprire il passaggio. Uno, vai, due, vai. E questo qua fa da solo. Vai. Reliquia presa. Torniamo a casa. Abbiamo finito la missione. Finalmente. Ci vuole ancora uno o due minuti per completare il tutto. Ma meno male, perché è anche un po' paloso. Sarà tipo, siccome che sono 10 anni che gioco questo gioco, sarà tipo la 10ª o 20ª volta che faccio questa missione. Quindi è anche un po' noiosa. Solo che ora sono più cresciuto, quindi la so gestire meglio. Allora, facciamo anche qualche costruzione inutile, ad esempio un cancello, qua così. Cancello che vendica che la cosa è tutta nostra. Tutto nostro! Tutto padano! Poi, oltre a quella, qua finito, ok, andiamo lì di qua. Ok, un cancello. Ora ci creiamo un muro, una palizzata qua così. Poi ci creiamo una miniera qua così. E abbiamo finito.
Dai, dai, Veceto, cammina! Cammina! La prossima missione è la più bella, perché lì c'era la vera guerra, la figata. Dai, 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 dai. Ok. Complimenti, hai conquistato tutte e tre le reliquie. Non so come non tutti si vede. Da quando le tre reliquie sono al riparo nelle chiese scozzesi, è come se fosse calato su di noi una benedizione dal cielo. Ora il nostro esercito ha delle buone probabilità e si prepara per lo scontro finale con gli inglesi. La Scozia ora ha i suoi arcieri e cavalieri, pronti a combattere contro quelli di Longshanks. Marciamo verso sud, diretti a Falkirk, dove incontreremo l'esercito di William Wallace per concertare il nostro attacco combinato al castello inglese. Perfetto, grazie ancora per aver visto questo episodio e ci vediamo al prossimo, l'ultimo della missione, poi partiremo con le vere campagne. Questa, poi guarda, questa. Poi non, facciamo anche quelle dell'espansione. Bene, grazie ancora.